Tanti volti quelli che dal Metapontino e non solo combattono contro le terribili piaghe del racket e dell'usura. Erano presenti all'iniziativa interistituzionale voluta e condivisa dalla Regione Basilicata e dal Comitato Regionale Antiusura e Antiracket, a seguito della serie di atti estorsivi accaduti nelle ultime settimane proprio nel Metapontino. È proprio la sala consiliare di Scanzano Ionico ha ospitato l'evento, al quale hanno partecipato tutti i soggetti, che a vario titolo possono creare quella rete stabile di sistema civile per combattere il saccheggio della legalità. Dobbiamo essere presenti perché la malavita credo che si incunei negli anfratti più inimmaginabili della società. Allora noi tenteremo stasera di dare un messaggio, anzi lo daremo il messaggio, quello di creare una rete stabile della società innanzitutto. La nostra è un'attenzione altissima, con tutti gli strumenti che la Regione può mettere in campo, che sono anche quelli di coordinamento delle amministrazioni, anche di sensibilizzazione al territorio, di sostegno alle imprese con strumenti finanziari anche nuovi aggiuntivi, di sostegno e di affiancamento al Comitato Antiusura, che è un organismo di diretta emanazione della Regione. Ci sembra che il terreno è così complesso che nessuno deve stare fermo e noi facciamo le nostre mosse affinché questo territorio diventi sempre più resistente a qualsiasi tipo di infiltrazione. È entrato nella fase operativa l'Osservatorio Ambientale della Val d'Agri, con sede a Marsico Nuovo, con l'insediamento del Comitato di Rappresentanza e del Comitato Tecnico Scientifico. Si tratta in particolare di un organismo che potrà consentire l'attuazione della fase operativa vera e propria di un sistema stabile di controllo del territorio nell'area del petrolio. In particolare, il Comitato di Rappresentanza ha il compito di fornire indirizzi di carattere generale per garantire il rapporto con le istituzioni e la comunità e per la programmazione delle attività dell'Osservatorio. Il Comitato Tecnico Scientifico ha invece compiti di consulenza sulle tematiche scientifiche, ambientali e sanitarie e inoltre potrà proporre studi in base alle finalità dell'Osservatorio. Oggi è una giornata importante, si insedia il comitato istituzionale insieme al comitato scientifico e questo luogo dovrà diventare sempre di più un luogo trasparente all'interno del quale amministrazioni, associazioni, cittadini dovranno trovare tutti gli elementi e tutti i dati per essere confortati in una valutazione seria e rigorosa di una rilevante attività industriale quale quella estrattiva. Elusivo nel fornire risposte sulle misure straordinarie a sostegno delle aziende agricole del Metapontino, colpite e messe in ginocchio dall'alluvione dello scorso 1 marzo. Così è apparso l'intervento del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Saverio Romano, all'incontro della Copagri che si è svolto ieri a Matera. Il Ministro ha lasciato subito dopo la sala del convegno, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni ai giornalisti. Abbiamo risposte allora per la calamità solo locale della Basilicata? Mi avete ascoltato, ho parlato a lungo, purtroppo devo andare a prendere un aereo, io non sono mai scortese con i giornalisti. No. L'elusività del rappresentante del governo non è stata gradita dall'assessore regionale all'agricoltura, Vilma Mazzocco. Sono state risposte sicuramente parziali, perché noi abbiamo chiesto al Ministro una battaglia di civiltà. Secondo noi il milleproroghe va rivisto, perché non è possibile che se ci sono calamità naturali che colpiscono i diversi sistemi produttivi, siano i territori e le comunità colpite, a dover essere colpite praticamente due volte con un aumento delle tasse che possa fare accedere al Fondo Nazionale di Protezione Civile. E siccome riteniamo che le calamità naturali sostanzialmente colpiscono sempre ed anche il sistema produttivo agricolo, ci saremmo aspettati dal Ministro quello che ci aveva detto la scorsa settimana. Dopo 8 anni dall'inizio dei lavori di restauro, è aperto al pubblico il Museo della Diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Angelo Bagnasco, e altre autorità religiose ed istituzionali. Per l'opera di restauro della struttura sono stati spesi circa 1.200.000 euro, stanziati in parte dallo Stato ed in parte dalla Regione Basilicata. Il Museo Diocesano ospita
un'esposizione di antichi busti reliquiari, manufatti liturgici, opere pittoriche e scultoree risalenti al 400 e 600. Il vicepresidente della giunta regionale Agatino Mancusi ha sottolineato quanto sia importante inserire in un percorso culturale tutti i musei presenti sul territorio che sono testimonianze significative della cultura della Basilicata. Il cardinale Bagnasco ha affermato che la comunità cristiana deve essere da stimolo per tutte le istituzioni al fine di risolvere le questioni che affliggono il paese. Per il Mezzogiorno, infatti, ha concluso Bagnasco, bisogna fare sempre di più. L'avvio da parte della Giunta regionale delle procedure di contestazione all'Acutolo Michele e Figli di Rio Nero per inadempienze agli obblighi previsti dalle concessioni lasciano intendere che si stia per procedere verso la revoca. Ad affermarlo è il capogruppo di SEL in Consiglio regionale Giannino Romaniello. Un provvedimento necessario, a parere di Romaniello, per tutelare l'interesse della Regione, oltre che salvaguardare l'occupazione dei lavoratori dello stabilimento di Rio Nero, anche attraverso la riassegnazione delle concessioni a nuovi soggetti imprenditoriali. L'esponente di SEL esprime soddisfazione perché finalmente si manifesta comprensione per quanto avvenuto negli ultimi 5 anni all'Acutolo, compreso qualche errore fatto nell'ultima fase, quando si è dato credito e favorito soluzioni dimostratesi imprenditorialmente poco consistenti. La Regione non può più tollerare, conclude Romaniello, il permanere di violazioni di legge e deve chiederne il rispetto per tutelare il diritto ad un lavoro dignitoso. L'acqua è un bene irrinunciabile che appartiene all'umanità. Il diritto all'acqua è inalienabile e si può garantire soltanto con la proprietà e la gestione pubblica, una volontà espressa dai cittadini con l'ultimo referendum. Così si esprime il capogruppo di Alleanza per l'Italia in Consiglio regionale Alessandro Singetta, che ha illustrato in una conferenza stampa i contenuti di una proposta di legge per regolamentare la gestione pubblica della risorsa idrica e garantire a tutti i residenti lucani l'approvvigionamento idrico. Per fare questo la proposta prevede la trasformazione di Acquedotto Lucano da SPA ad azienda pubblica. È indispensabile, dopo l'esito del referendum del 12 e 13 giugno, procedere ad un adeguamento della struttura giuridica di Acquedotto Lucano, che attualmente è una società per azioni e deve ridiventare una società pubblica al 100%. Ho approfittato dell'occasione anche per introdurre qualche ulteriore norma che possa consentire di interpretare al meglio lo spirito della legge. Sappiamo tutti come l'acqua sia una risorsa estremamente pregiata, di cui vi è carenza in molte parti del mondo, per cui ritengo che sia giusto cercare di raggiungere attraverso la nuova forma giuridica di Acquedotto Lucano il pareggio di bilancio, ma non mi pare giusto consentire una remunerazione del capitale, così come è stato fatto altrove, anche del 7%. La terza commissione consiliare ha fatto il punto sulla situazione riguardante i danni dell'alluvione dello scorso marzo nel Metapontino. L'assessore alle infrastrutture e mobilità Gentile, su invito del presidente dell'organismo Romaniello, ha relazionato riferendo del recente incontro a Roma con il responsabile del MIPAF, Romano, e il presidente della Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato della Repubblica, Scarpa. Principalmente, ha fatto sapere Gentile, si è discusso della produzione di ristoro per gli imprenditori e delle questioni legate al patto di stabilità, con la presentazione di un ordine del giorno per andare in deroga allo stesso e consentire di intervenire. Durante l'incontro si è sottolineato che è improcrastinabile l'emanazione della prima ordinanza per calcolare il danno, che è necessario stabilire regole inderogabili per intraprendere una direzione univoca e capire se e quanto il governo centrale intende mettere a disposizione. Al momento, ha concluso Gentile, pur tenendo nel debito conto l'azione sin qui svolta e quella futura dei singoli comuni interessati dall'evento calamitoso, non si può avere una risposta certa in termini economici, in quanto mancano le formule dell'avvio e la verifica dei danni infrastrutturali e di carattere agricolo.
Il presidente De Filippo deve chiarire alcuni punti della vicenda degli immobili dell'ASI che dovevano essere acquisiti dalla Regione per avviare il campus Basilicata Innovazione, del quale è stato richiesto il progetto, lo stato attuale della sua realizzazione e la specificazione dei fondi impegnati. Queste sono solo alcune delle richieste che il consigliere regionale del PDL Gianni Rosa in un'interrogazione al governo regionale. Altra questione posta è quella inerente il dettaglio analitico degli investimenti immobiliari attuati con la specificazione delle somme impiegate e la loro provenienza, esplicitando i motivi amministrativi e o politici per i quali, dopo aver acquistato gli immobili del Consorzio di Sviluppo Industriale di Potenza, alcuni di essi sono stati concessi allo stesso consorzio in locazione. Informazioni sono state chieste anche sulla situazione attuale in cui si trovano i singoli immobili acquisiti, con l'evidenziazione di eventuali cessioni a terzi e a quale titolo. In passato, ricorda il consigliere del PDL, avevamo denunciato che tutte queste manovre erano solamente finalizzate a finanziare il consorzio industriale pieno di debiti. L'idea del campus era solo l'alibi, mentre oggi abbiamo la prova che nei fatti non ha prodotto nulla tranne che salvare la faccia alla politica che ha gestito l'organismo consorzio.